Onorevole, come commenta il discorso del Ministro della Giustizia? Allora, abbiamo detto che è stato un discorso estremamente deludente perché da un tecnico, da un professionista come il Ministro Severino, ci saremmo aspettati di fronte alla situazione drammatica in cui versa il sistema giustizia nel nostro Paese, delle soluzioni e delle proposte concrete, chiare. E invece non abbiamo avuto nessuna proposta, nessuna soluzione per poter affrontare i gravissimi problemi che affliggono il sistema giustizia nel nostro Paese, che sono soprattutto due, i tanti processi arretrati e la lunghezza e la lungaggine con cui si concludono i processi del nostro Paese. Voglio ricordare che mediamente un processo civile arriva a sentenza dopo 7 anni e mezzo e un processo penale arriva a sentenza dopo 4 anni e mezzo. Tempi enormi quando una giustizia dà giustizia in tempi così lunghi, dà una non giustizia, dà una denegata giustizia. Per cui siamo estremamente delusi, e quindi per questo noi voteremo negativamente rispetto a questa relazione da parte del Ministro. Ecco, proprio su questo punto il ministro che soluzioni ha dato? Il Ministro non ha dato nessunissima soluzione rispetto a questi due gravissimi problemi che affliggono il sistema giustizia e quindi che ricadono poi sui nostri cittadini, determinando una totale sfiducia da parte dei cittadini nei confronti del sistema giustizia italiano. L'unica soluzione che il Ministro ha dato in materia di giustizia è stata in riferimento alle carceri. Questo è il Ministro che verrà ricordato come il Ministro dell'indulto mascherato. Il provvedimento svuota carceri che è in discussione al Senato è un provvedimento indecente, un provvedimento vergognoso, un provvedimento che mina la sicurezza dei cittadini, un provvedimento contro le vittime e le persone oneste, dei reati, garantisce impunità a chi si è macchiato di gravi delitti, e quindi è un provvedimento che noi non possiamo appoggiare, un indulto mascherato. Quindi questo è il governo delle tasse, è il governo che penalizza i cittadini del nord, è il governo dell'indulto, quindi un disastro totale, per cui noi faremo opposizione dura dentro il Parlamento, ma faremo opposizione anche dura fuori dal Parlamento con la manifestazione di domenica a Milano.